Buonasera, buonasera, buonasera dallo stadio 974 di Doha, 974 come il prefisso internazionale per chiamare la Qatar, 974 come i container serviti per costruire questo stadio che dopo l'ottavo di finale che ospiterà verrà smontato e trasferito altrove. È già un match point per la Francia che vincendo sarebbe agli ottavi di finale. Ci prova Theo Hernandez con questo cross dall'altra parte, sponda, Giroud anticipato all'ultimo momento, poteva toccare il suo primo pallone vincente per uno che ha vinto il campionato del mondo 4 anni fa in Russia da attaccante senza segnare neanche un gol. Alla prima partita di questo mondiale ne ha segnati 2, raggiungendo Thierry Henry a 51 gol come miglior marcatore di tutti i tempi della storia della nazionale francese. Insomma, con un gol entrerebbe nella storia Olivier Giroud. Batte ancora Griezmann dalla bandierina, palla in aria, deviazione di testa in aria piccola, un difensore danese riesce ad allontanare, qua è stato Mele proprio a liberare su Varane. Colpo di testa da parte della Francia con Rabiot, che si era portato in avanti. La girata di testa del giocatore della Juventus e la parata difficile da parte di Schmeichel. Se ne va Mbappé, la mette al centro dall'altra parte, la controllo di Koundé, il tiro nella traiettoria, si trova ancora una volta Mele, il giocatore atalantino che si fa trovare pronto e intercetta la conclusione di Koundé, quindi due numero 5 a contatto. Se ne va via Griezmann, il tiro addirittura col piede, parata quasi da portiere di palla a mano per il portiere Schmeichel. Ancora Dembélé, primo tiro rimpallato, adesso forza la Francia, Griezmann per Mbappé, il controllo di Mbappé non è proprio da Mbappé, attenzione break, break della Danimarca che prova a spingere con Lindstrom, Lindstrom palla per Cornelius che arriva in area di rigore, la girata esterno rete, vediamo che la bandierina resta bassa e quindi nella storia della partita questo tiro di Cornelius sull'esterno della rete rimane, perché ovviamente non interverrà il VAR perché non c'è stato il gol. L'impressione però che la posizione di Cornelius fosse in linea con il difensore francese Upamecano che era rimasto lì, e quindi ripartenza della Danimarca, campanello d'allarme per la Francia, il tentativo di far filtrare palla ancora da parte di Damsgaard non filtra, attenzione Dembélé se ne va via sulla destra, c'è spazio, entra in aria Dembélé, alza la testa, la girata di Mbappé e divora il gol, quasi un rigore in movimento, tutto bene per Dembélé, palla per Mbappé, leggermente indietro rispetto al disco del rigore, leggermente indietro secondo me anche il corpo da parte di Mbappé, e poi la girata alta sopra traversa, Griezmann, il tocco per Rabiot, Mbappé, attenzione qua rischia il difensore danese, Mbappé lo lascia sul posto e se ne va verso l'area di rigore, la tiro e ci mette ancora una volta le mani Schmeichel, deviando il pallone in corner, praticamente da un pallone perso Mbappé è riuscito a lasciare sul posto l'ostico Andersen ad andarsene via, ad andare verso l'area di rigore, credo ci sia stata una doppia deviazione, prima di un difensore poi di Schmeichel per il calcio d'angolo in favore della Francia con il tiro di sinistro e la parata era centrale, ma l'azione se l'è andata a procurare assolutamente alla Kylian Mbappé, il giocatore del Paris Saint-Germain, era un pallone perso, ha creato un'occasione dal nulla Mbappé. Oh, quanta forza esplosiva, veramente, forza istantanea, resistenza. Aveva la schiena rivolta alla porta, ha sterzato in un fazzoletto e ha ripartito e ha lasciato sul posto, incredibile, veramente sembrava un centometrista che esce dai blocchi, sì. E ha lasciato lì Andersen, è impressionante in questi sviluppi. Hai usato l'aggettivo giusto, Beppe Dossera, perché mi sono impressionato a vedere come recuperava quella palla e come correva più veloce degli altri, sembrava quasi un videogioco. Rabiot ancora per Tchouaméni, cerchio di centrocampo, Tchouaméni cerca Griezmann, va male il difensore danese, Griezmann da buona posizione la calcia alle stelle e questa è un'occasione che Griezmann non avrebbe dovuto fallire, perché il difensore danese Nelson era praticamente intervenuto malissimo. C'è la Danimarca in avanti, la Francia interrompe, prova a ripartire, seguiamo questa sgroppata di Theo Hernandez perché è sempre un problema prima di tornare a Malaga, palla che arriva a Mbappé, limite dell'area di rigore, Mbappé, Theo Hernandez in sovrapposizione, all'indietro Mbappé, gol!
gol, ha segnato Mbappé, si era innescato, azione sulla sinistra, Teo Hernandez, Mbappé, piatto, e questa volta Schmeichel non ha potuto fare niente. Lo avevamo detto pochi minuti fa, Beppe D'Ossena, si è innescato Mbappé e chi lo ferma? 1-0. Era solo una questione di tempo, cioè sarebbe stato impensabile portare a casa lo 0-0 per i danesi. Poi insomma si può ancora pareggiare ovviamente, ma era nell'aria questo gol, era nell'aria nel primo tempo, era nell'aria ultimamente prima di questa azione, quindi è ovvio, e l'avevamo detto anche questo, insomma quando sprechi tante energie nervose per cercare di non dare profondità agli avversari poi le perdi da qualche parte, e qui se lo sono perso subito e non hanno avuto il coraggio di andare a raddoppiare, erano troppo lontani. Bellissima l'azione, bellissima. Due giocatori in due hanno preso palla al limite della propria area di rigore e sono arrivati in porta. Ecco la qualità. Beppe D'Ossena conta. È ovvio, soprattutto conta nelle partite dove c'è grandissimo equilibrio. Diventa fondamentale, diventa indispensabile in queste, quando devi sbloccare la partita, ma era solo una questione di tempo. La Francia ha avuto tanta pazienza, ha aspettato, non si è fatta prendere dal panico o dalla frenesia, ha continuato a tessere, ha continuato a cercare profondità con le armi che conosce. Bandierina di destra, terzo angolo dalla stessa bandierina, terzo angolo dallo stesso battitore, Christian Eriksen che alza la mano sinistra e il pallone che arriva in aria, la mischia, il pareggio! Ha pareggiato con Mele la Danimarca, proprio il giocatore dell'Atalanta che è sbucato dietro tutti e di testa ha trafitto il portiere Lloris. Tutto da rifare per la Francia, la Danimarca rientra in partita e qua la difesa francese su calcio d'angolo, su palla piazzata, si è fatta sorprendere. Beppe D'Ossena. Sì, ha segnato Christensen il gol di testa, ma come dici tu, allora due dormite. Il calcio d'angolo è venuto su un errore di Rabiot che pigramente si è fatto sfilare alle spalle Lindstrom, che ha buttato questa palla in mezzo e poi c'è stata la deviazione che poi ha portato al calcio d'angolo. Poi hanno veramente dormito tutti, la palla è arrivata sul secondo palo. Guarda ancora Rabiot su Christensen. Colpevolmente troppo lontano, gli ha preso il tempo e poi non è stato più, ha cercato di raggiungere il pallone con una spaccata ma impossibile. È proprio così, in effetti Andreas Christensen che segna, il Christensen con il CH, maglia numero 6, Mele era lì con il numero 5, ma il colpo in testa, come giustamente ha fatto notare il nostro Beppe D'Ossena, è di Christensen che la mette in porta, difensore del Barcellona, la mette alle spalle di Lloris, ma intanto ancora Danimarca, con un tiro centrale la risposta di Lloris. La Francia, come se una volta trovato il gol, si fosse fermata. La bandierina di destra, vanno a posizionarsi in area di rigore gli avanti francesi, pallone che spiove, colpo di testa e palla che termina al lato, ma attenzione perché quelli della Francia stanno chiedendo l'intervento dell'arbitro. È stato Tchouaméni che si è slanciato in tuffo, in realtà Tchouaméni impatta di testa ma coglie la spalla di Mele, questa volta sì, proprio Mele, che a quel punto con molta fortuna ha salvato la sua porta, perché vista la posizione ravvicinata di Tchouaméni, qui Schmeichel non avrebbe potuto fare assolutamente niente. Tutti in area di rigore, i campioni del mondo. Palla su Schmeichel che non se la sente di andare in presa. Allontana quei pugni, l'aggancio di Mbappé è delizioso. Il contracross in aria, la girata e il pallone che termina alto sopra la traversa da parte di Rabiot. Adesso è davvero una gran bella partita. Le occasioni che ha avuto la Francia sono state davvero innumerevoli e quindi la Danimarca comunque le sue le ha create. Adesso per esempio ci sta provando proprio con il nuovo entrato Dalsgaard che la mette al centro, Dolberg chiedo scusa, per Brad White che anticipa tutti, manda il pallone sull'esterno della rete, Dolberg, Brad White, Liga Spagnola. Palla che termina sul fondo, non di molto, c'è la Francia dall'altra parte, il pallone al centro ed il gol ancora suo di Kylian Mbappé, che di coscia questa volta sbuca sul secondo palo, la mette in porta, va a esultare, il guardiarino rimane con la bandierina bassa perché Mbappé era più avanti a tutti, ma bisogna vedere però al momento dal lancio della destra l'arbitro per ora indica il centro del campo, vedremo
se ci sarà un intervento VAR dove ci sono Kwiatkowski, Polacco, Martinez, Spagnolo, Almarì, Catariota, Hernandez, Spagnolo, ma a quanto pare il gol sembrerebbe valido e quindi Kylian Mbappé segna la sua doppietta, questa volta ben diverso rispetto al primo, al termine di un'azione costruita, questo direi quasi di rapina, perché in una situazione bloccata il pallone è stato messo a Coman, Coman lo dà all'indietro per Griezmann, Griezmann che lo mette al centro e attenzione perché qua bisognerà vedere davvero il fuorigioco semiautomatico, una manina davanti o di dietro, non si sa, siamo al limite Beppe Dossena. Ma proprio al limite, sembrerebbe di no, però se c'è veramente una mano forse o un dito davanti, lui di petto la mette dentro, quindi assolutamente gol, è gol, viene confermato, è gol. Mi era venuto il dubbio perché c'era una manina davanti, però sappiamo. Sì. Sappiamo che adesso c'è il fuorigioco semiautomatico, quindi vengono tracciate queste linee e non si può sbagliare sul fuorigioco. Questa è una delle novità positive del nostro calcio. Francia da nuovo avanti e siamo al 41esimo minuto, anzi quasi 42esimo. Tutto questo Beppe Dossena quando sembrava che la Danimarca avesse preso le misure dell'avversario. Sì, era riuscita a portare un po' di equilibrio in mezzo al campo, subiva di meno, però ripeto, era sempre sotto il terrore dei contropiedi dell'uno contro uno, quindi quella paura non l'ha mai abbandonato la squadra, i reparti, però sono stati molto bravi, gliene hanno concessi perché occasioni la Francia ne ha avute, però come dici tu in questa seconda parte del secondo tempo un po' di equilibrio la squadra è riuscita a portarla in campo. Ancora Mbappé, Mbappé tira di prima e la regala Schmeichel, qui avrebbe sicuramente potuto fare meglio, pallone che viene messo al centro, la serie di colpi di testa, si coordina la conclusione, palla che termina alle stelle, vediamo se telegraficamente Dossena riesce a farci un commento visto che ancora qui si gioca. Spero che non succeda niente, meritata la vittoria della Francia assolutamente. Ha giocato qualche volta, sembrava anche giocare sottotono, ma ha creato, è stata molto lucida, molto attenta. Buona anche la prova della Danimarca, però esce dal campo la squadra migliore, quella più forte, quindi risultato corretto e giusto. Ed è finita, bravissimo Beppe Dossena, sei stato di grand tempismo. Finisce qua, la Francia batte la Danimarca per 2-1 e si qualifica agli ottavi di finale nella successione delle reti, tutte nel secondo tempo, Mbappé al 15esimo e la pareggio al 23esimo di Andreas Christensen, il gol vittoria ancora di Mbappé al 40esimo. Grazie Beppe Dossena a tutti voi per averci seguito, rimanete sulle onde di Radio 1, il mondiale va avanti stasera. Grande partita Argentina-Messico, Giuseppe Misantis dallo stadio 974 di Doha. Ricorda il risultato finale: Francia 2, Danimarca 1 e vi auguro un buon proseguimento di serata.